Un altro esercizio per booty camp, scendiamo giù, ok? Adesso spingiamo su questi, si chiamano ponti, ok? Il ponte è sempre efficace per i nostri glutei, ok? Continuiamo. Spingo sui talloni, schiaccio i glutei. Okay, l'importante è che non lavorate di schiena, ma di glutei, ok? Così spingo sui talloni e sollevo i glutei, i glutei, i glutei, i glutei ancora. 4, 3, 2, 1, continuate. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alziamo la gamba sinistra, 8, 7, spingi sulla gamba la destra, proprio spingendo verso basso, contraendo il gluteo, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, ancora, spingo, mi raccomando ragazzi, fatevi le foto prima e dopo, ok? Fate esercizi tutti i giorni, sono pochi minuti, hanno tanti tanti benefici perché con la costanza il nostro corpo risponde sempre, ok? Continua a spingere, continua a spingere, vai, 4, 3, 2, ancora 2, 8, spingo verso su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e continuiamo, schiaccia in su, schiaccia i glutei, oh. Qualunque booty camp che si rispettano un po' non è vero i ponti, ok? Schiaccia i glutei, mi raccomando, continuate, stringi, stringi quei glutei, stringi, stringi quei glutei ancora, 3, 2 e di nuovo 3, 8, 3, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 2, 8, 8, 7, 6, 5, gluteo, 5, 3, 2, ottimo, 8, continui, 3, grandi sorrisi, 4, 3, cambia le gambe, ultimi 3, 8, poi cambiamo esercizio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente ragazzi, un altro esercizio fatto e passiamo sul prossimo esercizio insieme a booty camp. Questo esercizio si chiama squeeze squats. Allora, prendete la posizione di uno squat normale, però divaricate poco a poco le punte. Allora, è un piccolissimo movimento su e giù, ok? Però quello che dovete concentrare è la posizionamento dei piedi, ok? I piedi sono leggermente divaricati a V, ok? Sono inclinato in avanti con il busto in avanti, glutei indietro, ma sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? E continuo come stessi provando di aprire il pavimento sotto di me, ok? Apro, apro e quando apri i piedi, ok? Sentirai, riusciamo ad attivare tutta la parte esterna della coscia e dei glutei, ok? Continuiamo, squeeze, continui, proprio aggrapparti a terra con la parte esterna del piede, il tallone e apro, apro, proprio come, veramente come se stessi provando di strappare il pavimento, ok? Spingo verso basso, continuiamo. Ok, squeeze squat, perché sto schiacciando, stringendo la terra con i miei piedi e sentirai che proprio i glutei che si attivano. Continuiamo, ok? Ancora 15 secondi, bellissimo esercizio, proprio per i glutei, non solo per riscaldare, ma proprio per allenare la parte più profonda del gluteo, ok? Proprio dove ci dovrebbe essere la solca, non so, proprio quel solco che vedi, gluteo bene tonico, alto, ma poi c'è questa parte concava, ok? Non perché è svuotato, ma perché è tonico. Continuiamo, ci siamo quasi. Dammi un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente. Passiamo al prossimo esercizio insieme. Nuovo esercizio, andiamo a rifare un V-back. Vuol dire che chiudo le punte adesso, proprio così, punto chiuso, divarico ancora di più i miei talloni e comincio a fare un V al rovescio, che okay? Allungo. Adesso qui, quando sto allungando, tocco il tallone giù, ok?
ricordate che senza l'elastico questo esercizio vale a nulla, ok? Così, se state facendo il mio bootcamp, prendete l'elastico. Se avete bisogno dell'elastico potete andare sul mio sito postsport.com, altrimenti lo potete trovare in quasi qualsiasi negozio di sportivo nei grandi centri commerciali, ok? Io sto usando uno di media pesante intensità, 0,5, ok? Così, la giusta resistenza per le gambe. Continuo a toccare e quando arrivo al tallone schiaccio il gluteo. Schiaccia, schiaccia, contrago, continui. Come sta andando questo allenamento? Quell'altra cosa ho dimenticato di dirvi, scattatevi le foto prima e dopo. Aiutano sempre a vedere i veri risultati, ok? Ricordate, non so come farmi le foto del mio lato B, c'è lo specchio, ok? Potete anche mettere il timer sul vostro smartphone e lo giri e scattati le foto, ma è importante così vedete i vostri risultati. Quando vedi i risultati venite proprio spronati a lavorare ancora di più per avere ancora più risultati. Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Liberatevi un attimo e passiamo al prossimo esercizio di booty camp insieme. Uno fondo è sempre eccellente per il lato B, allora portiamo la gamba destra in avanti, ok, scendiamo a piombo, ok, proprio giù, 2, 3 e 4. Adesso quando scendo giù sto calcolando, cioè concentrando sul tallone sotto di me, ok? Anche di poco anche, ok? Appoggio tutto il peso sulle gambe anteriore, ok? Non quella posteriore, concentri tutto il lavoro davanti. Continuiamo, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, occhio, 3, 2, cambio, ok? Concentrando sul tallone, ok? Ginocchio sotto il tallone, leggermente ancheggiata, vedi, leggermente ancheggiata, ok? E spingi verso basso, non verso alto, sto spingendo giù, 2, 3, 4, 5, 6, pronti, cambio. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. 8, 7, 6, 5, spingo giù, 2, 3, cambio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, ricordi, sempre verso basso, e vai, tallone, spingo giù, 2, 3, cambio, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Affondi fanno sempre molto bene i nostri glutei e passiamo sul nostro prossimo esercizio. L'elastico è importantissimo per il nostro booty camp, leghiamo le caviglie, con l'elastico veramente avrai tantissimi risultati in pochissimo tempo perché l'elastico è una giusta resistenza per i glutei. I glutei, ricordate, per questo booty camp è necessario avere resistenza perché i glutei sono un gran gruppo, ok? Cominciamo a toccare indietro e proprio tiene le gambe parallele e l'elastico deve stare sempre in tensione, ok? Facciamo un bellissimo fiocco perché è facile poi sciogliere l'elastico quando abbiamo finito il nostro allenamento. Allora, booty camp vuol dire 30 giorni, esercizi tutti i giorni per dedicare i nostri glutei, vedrai cambiamenti radicali nella forma dei vostri glutei, sentirai i pantaloni che cambiano proprio in modo di fare il loro fitting, vedrai che i jeans anziché stringere in punto dove non volete cominciare a stringere nelle punte giusti. Però ricordate anche che quello che ci permettono i glutei sempre è la costanza. Ecco perché 30 giorni, ecco perché tanti esercizi, ecco perché lo sto facendo con voi. Perché comunque dopo 40-45 anni i glutei si svuotano e vedrai proprio il gluteo, che specialmente il gran gluteo, che proprio appiattisce. Come possiamo combattere contro questo?
niente, alleniamoci. Allora, altre cose per booty camp, fondamentale è il nostro elastico, ok? Per il momento, se non c'è l'elastico in casa, potete usare un paio di collant, magari vecchie, allegri, usalo come un elastico provvisorio, però comprati l'elastico, insomma è molto importante, lo potete trovare anche sul nostro sito, ok? Cosport.com, ok? Se avete bisogno di un elastico bello duro come quello che ho io, che è uno 0.5, che è bello teso, ricordate che il glute è un gran gruppo, che vuol dire ha bisogno di tante resistenze per avere i risultati seri, ok? Continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, touch back, ultime 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Altro esercizio di booty camp fatto, passiamo sul prossimo esercizio, mi raccomando, voglio vederti domani, dopodomani, ogni giorno insieme per avere i glutei più tosti al nostro booty camp di Jill Cooper.